molteplici i fattori che possono in qualche maniera favorire gli infortuni. A parte, diciamo, la fortuna o la sfortuna, che sono due componenti che ci governano comunque la nostra vita, la prevenzione ci aiuta sicuramente a ridurre questi rischi. La prevenzione deve soprattutto, diciamo, svilupparsi verso un'attenta analisi di questi fattori e soprattutto un'analisi di quelli che sono eventuali posture e atteggiamenti che possono, e quindi conseguenzialmente dei movimenti che possono essere più o meno corretti. La nostra azione deve essere soprattutto impostata nella possibilità di correggere quelle che sono eventuali posture, correggere eventuali squilibri muscolari, correggere quindi quelle che sono degli atteggiamenti e delle posizioni alterate del nostro corpo. In questo caso, per esempio, il test MAT può essere molto importante, soprattutto per andare ad analizzare quelli che sono gli stress in valgo dinamico, che sono quelli potenzialmente più a rischio per lesioni meniscali, ma soprattutto le gambe ottose. Poi vediamo due cose tante, 5 minuti. Abbiamo avuto modo di apprezzare il test MAT e abbiamo visto che determinati esercizi danno più possibilità per vari infortuni, quindi stiamo testando dei nuovi programmi perché questi infortuni non si presentino più. Sulla base dei risultati del test MAT noi andiamo ad impostare un lavoro individualizzato per ogni giocatore. Si tratta di esercizi di rinforzo muscolare per la stabilità dinamica dell'arto inferiore, bacino, tronco, e poi andranno a svolgere esercizi di coordinazione, pliometria. Già dopo un mese e mezzo, quindi all'incirca 12 sedute, possiamo vedere il miglioramento dei partner neuromotori. Diciamo che questo tipo di test è la prima volta che lo faccio e mi ha fatto davvero una buona impressione, perché rivedersi poi nei movimenti che riesci a fare in determinate situazioni che poi ti ritrovi in campo è importante. Perché facendo il movimento e vedendo immediatamente anche al rallentatore i propri movimenti, il proprio gesto, ci si può auto già correggere e vedere subito quali sono i difetti del balzo, dell'atterraggio, per già imprimersi nella testa un minimo concetto su dove bisogna migliorare e anche avere un confronto con le immagini di quello che ti dicono i responsabili, perché comunque tante volte ti spiegano le cose ma senza vederle fai fatica, invece con la spiegazione, uno schermo frontale, l'immagine al rallentatore, sei ancora più conscio di quello che hai fatto. Finisce mai di imparare. Ciao, Isokinetic.